l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. La chiamano peste del gambero, la malattia che sta mettendo a rischio la sopravvivenza del gambero italico, il piccolo crostaceo d'acqua dolce che popola i fiumi montani e collinari italiani, in particolare dell'Abruzzo e del Molise. A causarle un fungo killer non pericoloso per l'uomo. L'hanno scoperto gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Giuseppe Caporale di Teramo. Siamo in compagnia dei dottori Nicola Ferri e Cesare Cammà. Dottor Ferri, ma perché oggi ancora parlare del gambero italico? Parlarne oggi perché forse dovevamo farlo in passato e questo non è stato fatto e purtroppo le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Oggi come oggi c'è una grossa incombenza negativa su questa specie che ne sta mettendo a rischio la sopravvivenza. Se teniamo conto del fatto che regioni come l'Abruzzo o il Molise hanno fortemente investito nel supporto a questa specie, oggi vediamo che anche questi finanziamenti purtroppo possono essere messi a rischio. Per cui ancora una volta c'è bisogno di uno sforzo comune che possa in qualche maniera ridare tranquillità anche a questa specie animale che per i nostri fiumi è veramente molto molto importante. Ma perché questa specie suscita tanto interesse? Guardi, è oramai un assunto comune il fatto che il gambero è una parte importante della vita di molti abruzzesi, specialmente quelli che hanno più di una certa età, perché ha accompagnato proprio la fanciullezza di molti di noi. Non solo, è importante perché è un animale che rappresenta in maniera molto importante la qualità delle acque nelle quali vive e non dimentichiamo che è un importante anello nelle filiere trofiche degli animali che vivono lungo i nostri fiumi. Dottor Cammà, ma quali sono le caratteristiche biologiche di questa specie? Il gambero di fiume, il cui nome scientifico è Austrapotamobius pallipes, è una specie, un invertebrato, un crostaceo di piccole dimensioni, tutto sommato intorno a una decina di centimetri. Si nutre dei detriti, quindi è molto importante nell'ecosistema di un fiume. E si nutre sia di piccoli crostacei, di larve di insetti, anche di alghe, di piante acquatiche. È una specie che ha anche un'importanza come indicatore biologico proprio perché vive in fiumi di collina e di montagna dove la temperatura dell'acqua non supera i 25 gradi, quindi acque fresche, ma soprattutto acque in cui la concentrazione di ossigeno sia abbastanza elevata. Ma si mangia? Si mangia, sì, purtroppo essendo una specie protetta è vietata la pesca. Uno dei problemi di questa specie è il fatto che ci sono tuttora pescatori di frodo. Come si pesca il gambero italico? Ci sono delle tecniche, allora intanto c'è da dire che è una specie che agisce di notte, al crepuscolo e poi durante la notte, nel senso che si nutre e caccia diciamo durante la notte. Per cui non è molto semplice vederlo di giorno, infatti poi vedremo che quando si vede di giorno significa che c'è qualcosa che non va. Dottor Ferri, cos'è che potrebbe mettere in pericolo la sopravvivenza di questa specie? Purtroppo le cause che potrebbero appunto minacciare la sopravvivenza del gambero sono tante, la maggior parte purtroppo legate all'attività umana. Come dicevamo prima, il gambero è un animale molto sensibile a tutte le forme di inquinamento, in particolar modo l'inquinamento organico, che nella maggior parte dei casi è legato alla pressione antropica, quindi alla possibilità di inquinamento dei corsi d'acqua, alle quali l'animale veramente reagisce
in maniera molto molto negativa. Altra cosa importante è ad esempio la tendenza che si è avuta nel passato ad effettuare ripopolamenti dei nostri corsi d'acqua con delle specie di gambero non autoctono. Questo rappresenta forse la minaccia più reale, in quanto abbiamo due tipologie di problemi legati a questo tipo di ripopolamento. Il primo è sanitario. Animali che vengono da altri posti, altri paesi, possono portare malattie alle quali i nostri campi non sono abituati, quindi non sono protetti. Il secondo problema è la competizione verso degli spazi, per cui si instaura un conflitto fra il gambero autoctono e quello che viene da fuori, e molto spesso il nostro è soccombente, per cui pure questa è un'altra causa di riduzione del numero degli animali. Terza causa molto importante è l'attività che può fare l'uomo nel manipolare gli spazi vitali dell'animale. Mi riferisco ad esempio alla cementificazione delle sponde dei fiumi. Questo va a intaccare notevolmente sulle possibilità dell'animale di riprodursi, perché non trova più spazio come tane e quant'altro che sono fondamentali per la sua sopravvivenza. Queste minacce, qual è la più prossima secondo lei? La più prossima è quella attuale, è una minaccia sanitaria ed è legata alla diffusione di un agente patogeno, che è un fungo, un micete, che sta colpendo questa specie e che per esperienze già fatte nel passato, quindi per storie che hanno interessato sia l'Italia che altri paesi, sappiamo che può avere degli epiloghi veramente molto molto drastici. Questo fungo killer dove si trova? Il fungo si trova sugli animali infetti e viene veicolato verso animali sani assieme ad altri animali infetti, piuttosto che altri pesci o che altro, per cui diciamo che vive sull'animale infetto, ma può essere spostato anche con animali che sono di specie differenti, per cui pesci e cose di questo genere. Ma se l'uomo mangia un gambero infetto da questo fungo, cosa succede? Dunque, questa non è assolutamente una malattia zoonosica, per cui non c'è nessun rischio di trasmissione dall'animale all'uomo. Questo è una cosa assodata e scientificamente dimostrata, per cui diciamo che sotto questo punto di vista siamo nella massima sicurezza. Quello che può accadere invece è che l'uomo stesso può diventare un veicolo passivo della diffusione della malattia, per cui manipolando animali infetti oppure semplicemente andando a pesca in qualche corso d'acqua e spostandosi in altri corsi d'acqua potrebbe spostare del fango all'interno del quale potrebbero essere veicolate queste zoospore, che sono quelle che poi favoriscono la ripresa e la diffusione della malattia. Questa malattia, che cos'è in pratica? Si parla di fungo micete, in realtà parliamo sempre di microrganismi, che non era presente, meglio dire, nel nostro territorio, perché proprio non è compatibile con la presenza del gambero italico, e in quanto ci sono altre specie che sono portatori sani, perché resistono alla presenza di questo fungo sulla superficie del corpo. E mentre il gambero italico è sensibile, per cui il fungo riesce a penetrare l'esoscheletro, la cuticola dell'esoscheletro, e quindi a fare grossi danni. Infatti il problema grosso è che questa malattia porta a una mortalità del 100% delle popolazioni. Quindi il grosso rischio è che ci sia un trasferimento di queste forme, che sono le zoospore, che possono trasmettere la malattia da un animale all'altro, e trasferire queste zoospore da un corso d'acqua all'altro significa trasmettere la malattia da una popolazione all'altra. Vi siete accorti che c'era questa malattia? Innanzitutto il sintomo più evidente è proprio la mortalità, l'elevata mortalità del gambero, quindi si ritrovano nei corsi d'acqua questi animali morti, e poi facendo dei sopralluoghi siamo riusciti anche a individuare degli animali in vita, però con i classici sintomi clinici, quindi difficoltà di movimento, di deambulazione, apatia, letargia, quindi l'animale poi non riesce più a nutrirsi e va incontro alla morte. E la diagnosi di laboratorio è piuttosto complessa, perché non è facile isolare l'agente eziologico, quindi questo microrganismo, in coltura,
E abbiamo fatto quindi una serie di analisi di laboratorio, compresa l'esame istologico degli animali morti, eccetera, ma la conferma diagnostica è venuta da un'analisi molecolare, quindi indagini che hanno coinvolto il DNA del fungo, del microrganismo, e quindi abbiamo identificato la presenza del fungo sulla cuticola degli animali e l'abbiamo quindi confermata anche con la sequenza del DNA. Dottor Ferri, qual è la situazione epidemiologica attuale? Ad oggi noi abbiamo conferma solamente di 3 focolai che si sono sviluppati e sono stati diagnosticati in Molise. Sono 3 corsi d'acqua dove sono stati rinvenuti appunto animali morti o moribondi, e su questi è stata fatta la diagnosi. Ma questo purtroppo è una notizia incompleta, in quanto sono i focolai dei quali noi abbiamo contezza. Non è detto che siano i focolai esaustivi dell'intero processo, per cui può anche essere che abbiamo anche corsi d'acqua infetti e purtroppo non siamo ancora nelle condizioni di fare la diagnosi. Quindi come possiamo contenere la malattia? La malattia può essere chiaramente non debellata, ma può essere contenuta solamente da uno sforzo comune di tutti quelli che sono gli attori interessati in questo discorso. Mi riferisco in particolare a tutte quelle che sono le figure pubbliche e istituzionali, in quanto bisogna dire che l'unica maniera per evitare la diffusione è quella innanzitutto di fermare i ripopolamenti, perché potrebbero essere appunto causa di ulteriore diffusione, di evitare spostamenti di animali dai corpi d'acqua infetti a quelli che sono invece non infetti. E questo accade perché molto spesso sappiamo che ci sono operazioni di pesca di frodo. I pescatori non si limitano delle volte solamente a catturare i gamberi, ma si rispostano in altri corsi d'acqua che sono noti solamente a loro, per costruirsi una specie di riserva di animali vivi sempre a disposizione. Da questo discende il fatto che occorre una grande operazione di vigilanza e controllo sulle movimentazioni degli animali, che può essere fatta solamente fra quelli che sono gli enti interessati direttamente. Mi riferisco nel caso specifico al Corpo Forestale dello Stato, che ha personale qualificato e disponibile ad operare in campo. Mi riferisco ai servizi veterinari delle ASL, che hanno delle responsabilità molto importanti sulla gestione di questo problema. Mi riferisco alle province, che hanno uffici per la caccia e per la pesca, e anche loro sono dotati di personale competente ed in grado di vigilare sul territorio. Ancora voglio aggiungere i parchi naturali, Gran Sasso Monti della Laga, il Parco d'Abruzzo, il Villino Sirente, tutti quelli che sono interessati, in quanto tanti occhi, tanti interessi possono essere molto utili se gestiti in maniera integrata e collaborativa. Ottimista sul futuro del gambero italico? Ma sicuramente avremo parecchio lavoro, tanto lavoro ci aspetta, però sicuramente è un'opportunità, nel senso che avendo anche l'esperienza di altri paesi europei che sono stati colpiti dalla malattia, possiamo riferirci a queste esperienze per contenere appunto la malattia nel nostro territorio. La nostra speranza ovviamente è quella che il gambero italico possa guarire e sopravvivere, e questo avverrà attraverso la ricerca dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo, il Molise e Caporale di Teramo. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia